Quest'anno ci sono varie novità. La prima novità è che abbiamo la collaborazione di varie città, cioè siamo entrati in collaborazione con città come Napoli, Roma, Modena, Trieste, quindi ci sarà proprio un gemellaggio con associazioni di queste città. Poi diciamo che siamo riusciti a calendarizzare tutta la stagione almeno fino a marzo, fino al 27 marzo, quindi le date sono già stabilite. I primi appuntamenti prima di Natale saranno il 14 novembre con l'apertura della stagione, il 28 novembre e il 12 dicembre. I primi appuntamenti prevedono un duo clarinetto e pianoforte domenica alle ore 19, pianoforte il 28 e un concerto per chitarra il 12 dicembre. Ora, la stagione, come al solito, diciamo, prevede vari tipi di manifestazioni, tipo manifestazioni teatrali, musicali, liriche, quindi vi aspettiamo sempre numerosi come al solito. Volevo ringraziare la dottoressa Raffaella Luciano, che è la dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Santa Croce di Sapri, e la dottoressa Franca Principe, la dirigente dell'Istituto Superiore Liceo Classico e Scientifico Carlo Pisacane di Sapri. Ancora volevo ringraziare il sindaco, naturalmente Vito D'Agostino, e l'assessore al turismo e alle politiche giovanili, Daniele Congiusti. Tutti gli sponsor, ne sono tantissimi, ma soprattutto l'Hotel Tirreno, a lungomare di Sapri, e tutti coloro che ci sostengono e naturalmente anche il pubblico che ci sostiene. Quindi speriamo che anche quest'anno possa essere una bellissima stagione come quella degli anni precedenti.